L'obiettivo di oggi è appunto quello di rivedere, nell'ambito del progetto OPS, il progetto che abbiamo in partenariato con la Grecia, un progetto, diciamo, di informazione e consultazione nell'ambito della pandemia da Covid-2019, come questa pandemia, diciamo, ha cambiato anche le modalità di lavoro e le relazioni tra le rappresentanze sindacali, i membri del sindacato e i membri datoriali delle aziende. Oggi abbiamo diversi rappresentanti delle industrie alimentari italiane e lo stesso webinar si tiene in diversi paesi partner del progetto e ha la finalità appunto di avere poi un confronto che verrà poi anche sottotitolato in inglese e questo poi darà luogo a diciamo un'attività di scambio di buone pratiche che verrà anche riassunto in un sito. E io lascerei la parola per i saluti iniziali al segretario nazionale Mohamed Sadi, che appunto è presente, ringrazio, e poi dopo facciamo un giro di tavolo anche di presentazione dei partecipanti. Grazie. A te la parola, Sadi. Buongiorno, buongiorno a tutti. Ovviamente le mie saranno soltanto brevissime riflessioni. Vorrei innanzitutto portarvi il saluto del segretario generale della FAO, Onofrio Rota, che non ha potuto stare qui con noi. Ovviamente oggi, come aveva detto Alberto, cerchiamo di, come dire, di fare il punto su ciò che è stato già, come dire, tracciato nel nostro progetto. È un progetto, direi, ambizioso che cerca di focalizzare l'attenzione su un argomento molto importante che ha visto protagonisti noi rappresentanti nel mondo del lavoro. Attraverso questo progetto, attraverso le attività che sono state elencate in questo progetto, cercato di affrontare ciò che noi abbiamo già definito le nuove sfide in materia di informazione, di consultazione, poste ovviamente dall'economia globale e anche quelle nazionali. E quando si parla dei diritti e si parla anche di diritti di informazione e di consultazione, io credo che una definizione è stata, diciamo, dovuta all'esperienza di ciascuno di noi, bisogna darla. Io credo che questi diritti sono degli strumenti di protezione degli interessi collettivi, prima di tutto dei lavoratori. Quindi hanno ad oggetto, come dire, la tutela della conoscenza dei fatti che incidono sulle condizioni del lavoro. E questi diritti spesso formano quello che viene definito una invia di inscindibile nel concreto atteggiarsi nelle relazioni industriali. Oggi, non è a caso, ci troviamo qui come rappresentante del mondo del lavoro, le organizzazioni sindacali, le organizzazioni datoriali. E per quanto riguarda l'agroalimentare, è stato detto in diverse occasioni, nonostante la ferita operata dal virus su tutto il tessuto produttivo nazionale, il nostro settore che noi rappresentiamo è stato sempre valutato, visti gli importanti numeri, la chiave per il superamento della crisi stessa. È una filiera che infatti sempre è stata considerata nei vari decreti di PCM in funzione antipandemica con motivazioni oltre che economiche e sociali, ma anche di sostegno alle popolazioni. Durante la pandemia, il mondo del lavoro si è mosso molto bene e ha evidenziato suo ruolo fondamentale, in particolare le parti sociali, le organizzazioni sindacali. Noi siamo stati
spinti tracciare alcune soluzioni affinché venisse salvaguardata la sicurezza dei lavoratori nelle varie aziende. Perché abbiamo cercato, insieme all'organizzazione datoriale, a salvaguardare un principio sacrosanto, cioè per noi la produttività può essere garantita solamente se ci sono le condizioni adeguate di protezione del lavoro. E questo è stato il principio fondamentale che ha spinto il mondo del lavoro, in particolare le parti sociali, a firmare un protocollo che abbiamo intitolato Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto al contenimento della diffusione del virus, puntando sulla informazione e la consultazione dei lavoratori. Attraverso cosa? Attraverso delle modalità che noi abbiamo considerato modalità più idonee ed efficaci. L'informazione sulle disposizioni delle autorità abbiamo consegnato ai lavoratori nelle aziende dei dépliant di informazione. Abbiamo cercato, per, come dire, garantire la consultazione, promuovere i vari comitati aziendali, comitati di filiera o comitati di settore, per maggiore consultazione tra le parti, e abbiamo condiviso e concordato la possibilità all'azienda di ricorrere al lavoro agile e agli ammortizzatori sociali e soluzioni organizzative straordinarie, per non parlare dell'utilizzo di strumenti informatici e dei social, oltre a cercare di informare i lavoratori sull'utilizzo corretto dei DP. Ovviamente oggi l'interconnessione delle nuove crisi aggravate dalla guerra in Ucraina, ma tra cui quelle relative all'inflazione, in particolare i prezzi dell'energia, ma anche dei generi alimentari, e l'interruzione della filiera globale di fornitura sta alzando ovviamente il rischio di un ulteriore deterioramento delle ore lavorate nel 2022. Ma questo è stato anche un impatto molto importante, ha avuto il suo impatto molto importante non solamente sul mercato del lavoro nazionale, ma anche quello globale. E infine, noi come FAI abbiamo, questo è stato anche lo slogan del nostro congresso, l'ultimo congresso nazionale, abbiamo avuto l'idea di, abbiamo intitolato come diciamo, un faro di rigenerazione, la persona, il lavoro e l'ambiente, puntando su che cosa? Puntando su, come cercando di indirizzare la ripartenza del paese, ma indirizzare la ripartenza del paese attraverso cosa? Attraverso la gestione dei vari cambiamenti con un modo sempre più legato alle tecnologie 4.0, ma anche alle trasformazioni per la realizzazione delle transizioni ecologiche e senza dimenticare le innovazioni contrattuali. Ecco, uno dei obiettivi principali, quindi che direi fondamentale, che credo che sia anche un principio fondamentale dell'attività di questo progetto, è quello del potenziamento della capacità dei rappresentanti del lavoro. Grazie.
Grazie Sadi, grazie ancora. Ok, allora io magari vi do qualche indicazione adesso sul progetto, come è stato svolto e poi sentiamo, magari facciamo un po' di interventi, sentiamo un po' anche i vari rappresentanti delle aziende. E diciamo che questo è un progetto che ha visto la nascita appunto a cavallo della pandemia, in quanto OBS ha una ricca esperienza nel campo della produzione, della promozione di informazione e consultazione sia a livello nazionale che internazionale. E appunto questo progetto New Challenge Plus. In questo, diciamo, progetto sono state organizzate una serie di discussioni e seminari trasnazionali con sindacalisti, rappresentanti dei dipendenti e dei datori di lavoro che hanno esaminato nuove sfide riguardanti l'informazione e la consultazione e, come dice appunto Sadi, nella tecnologia, nell'organizzazione del lavoro e nelle esigenze di protezione dell'ambiente. È stato inoltre chiarito che queste rappresentano solo alcune delle sfide emergenti per l'informazione e la consultazione a livello nazionale, anche a livello europeo. Vi è comunque un'intensa necessità di un ulteriore esame, riflessione e scambio di informazioni e punti di vista tra le parti sociali nei diversi paesi. Di fatto, l'esplosione della pandemia ha funzionato anche da catalizzatore, no? Ha avuto un'influenza cruciale nell'accelerare il processo di adozione di nuove forme di occupazione e organizzazione del lavoro o misure come licenziamenti e lavoro a breve termine. La chiusura della maggior parte dell'economia e la formazione di nuove realtà ha poi infatti reso la necessità, di prendere decisioni a livello aziendale più imperativo che mai. E questo ha fatto sì che anche le rappresentanze, per questo mi fa molto piacere che ci siano i rappresentanti dell'RSU nelle aziende. Io stesso sono stato appunto RSU, in Heineken in quel periodo e avevamo la necessità di, fare un confronto quotidiano con l'azienda. Abbiamo stabilito un tavolo di crisi e ci vedevamo 3 ore al giorno con appunto la direzione aziendale per stabilire quelli che erano i protocolli quando ancora non erano stati neanche dettati i protocolli governativi. E questa evoluzione, insieme al blocco dei viaggi e alla difficoltà di riunirsi e raccogliere, diciamo, le informazioni, hanno messo in discussione anche le basi informazione e consultazione, anche ad esempio nel modo di convocare un CAE e la consultazione delle informazioni a livello nazionale, l'elezione dei rappresentanti dei dipendenti nelle negoziazioni sociali e ci sono state appunto difficoltà nella consultazione a livello, diciamo, nazionale e trasnazionale anche in termini di frequenza delle riunioni. Io ricordo che inizialmente avevamo difficoltà anche come appunto presidente del CAE Heineken a far partire queste riunioni e poi invece alla fine ci siamo strutturati in modo tale che ogni settimana facevamo una riunione del comitato ristretto e questo in realtà ci ha rafforzato perché inizialmente come da diciamo da accordo del comitato Heineken noi avevamo delle riunioni previste 3 volte l'anno dello steering committee. Invece siamo riusciti ad avere queste riunioni, diciamo, settimanali che ci hanno permesso poi di rafforzare anche il gruppo. E comunque, diciamo, l'uso delle strutture di teleconferenza e della modalità per documentare la presenza, il voto, la firma dei rappresentanti sono state tutta una serie di cose che sono state riviste attraverso, diciamo, le applicazioni, gli applicativi online. E poi c'è stato poi il discorso di una. Della difficoltà di gestire anche le lingue, perché chiaramente nell'ambito del CAE poi la comunicazione ci ha portato a doverci vedere in modalità online con l'interpretariato che è un po' diverso rispetto a quando ci si vede in presenza in un'aula con le cabine in cui tu puoi vedere comunque le interpreti, riesci a comunicare in modo diverso rispetto a quelli che sono stati gli applicativi che abbiamo utilizzato, noi abbiamo usato ad esempio Interpreti. Prefai.
E comunque, appunto, l'obiettivo generale del progetto è stato quello di aprire la discussione tra le parti sociali su come affrontare nuove sfide e poi l'obiettivo finale è il potenziamento e lo sviluppo delle capacità dei rappresentanti dei dipendenti per affrontare meglio queste sfide per l'informazione e consultazione. E attraverso, diciamo, gli obiettivi specifici sono discutere le sfide dello scoppio della pandemia e l'impatto della pandemia sui processi, appunto, di formazione e consultazione, di cui questo è poi uno slot specifico, e identificare i problemi, le buone pratiche, le idee, i suggerimenti e le raccomandazioni per un uso più efficace dei diritti di informazione e consultazione, poi sviluppare un repository online con suggerimenti e raccomandazioni per l'impatto delle sfide da Covid sull'informazione e consultazione. L'organizzazione, da questa appunto l'occasione, di una serie di seminari e gruppi di discussione sia transnazionali che bilaterali tra rappresentanti dei dipendenti e dei datori di lavoro, con l'obiettivo di scambiare informazione e materiale per lo sviluppo delle capacità in Grecia, in Italia, in Germania, in Spagna e in Francia, e poi organizzare una conferenza transnazionale finale in Grecia e dare la visibilità alle implicazioni dei cambiamenti della pandemia di Covid su aziende, diritti dei lavoratori, diritti informazione e consultazione. Quindi, infine, i risultati attesi del progetto sono, appunto, c'è stata questa riunione preparatoria ad Atene con 25 partecipanti greci, che ha aperto il dialogo tra i sindacati greci, i datori di lavoro e gli esperti sulle nuove sfide per le aziende, i lavoratori, l'informazione e la consultazione a causa dell'impatto da Covid. Poi abbiamo fatto un workshop che si è tenuto in FAI transnazionale a Roma, con la partecipazione di rappresentanti anche qui dei datori di lavoro, dei dipendenti, dei paesi partecipanti, e lì abbiamo discusso delle varie sfide, appunto, che hanno riguardato e riguardano le aziende, i lavoratori, e poi abbiamo concordato di organizzare questi webinar. E quindi in contemporanea, in queste settimane, si stanno tenendo appunto discussioni nei vari paesi, e infine, appunto, lo sviluppo di competenze digitali per i rappresentanti dei lavoratori. E da ultimo c'è lo sviluppo di una guida per i lavoratori intitolata Informazione e consultazione Covid 2019, e la guida si concentrerà sull'adattamento organizzativo e digitale dei processi informazione e consultazione, compresi i suggerimenti pratici e le istruzioni. E questi contenuti indicativi includono come organizzare le riunioni, le lezioni e le altre attività online, tra cui tecniche, le traduzioni, la riservatezza e la rappresentatività. E poi c'è l'organizzazione di un seminario a Castoria di 15 partecipanti, che riunisce rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori a livello locale della Grecia settentrionale, rappresentanti di OPS, e questo si concentrerà sull'impatto della crisi a livello locale e settoriale, e poi ci sarà una conferenza transnazionale finale ad Atene. E il sito web sarà sia in inglese che in greco. Questo, diciamo, vi ho fatto una sintesi, spero di non essere stato troppo lungo, però una sintesi di quello che è stato il progetto. Voi avete ricevuto anche ieri, l'ultimo, sì, perché diciamo, l'ho fatto come spunto di discussione per oggi, una serie di domande che la buona Francesca Valente ha riassunto per voi, e partirei da lì. Io farei un giro, diciamo, partendo da queste domande, e vediamo poi chi vuole intervenire, e lascerei la parola ai presenti. Francesca, visto che ci sei, vogliamo leggere le domande? Buongiorno, sì Buongiorno. certo. Ok. Partiamo dalla prima Allora, domanda e vediamo poi chiaramente chi vuole intervenire. se ci metto Diciamo. soltanto un secondo che apro il file. Perfetto, grazie. Comunque, sì, sono una serie di domande un po' per rompere il ghiaccio, anche così che sia più facile cominciare appunto a discutere sui vari punti. Ma io ultimamente ho dei problemi. Ah, eccoci qua. Ok. Perfetto, ci siamo.
Allora, quindi, appunto, come dicevo, sono una serie di domande un po' per rompere il ghiaccio e per cercare di affrontare questi temi che sono un po' l'obiettivo Accendi, di ricerca. Francesca, cortesemente puoi accendere la Sì, telecamera. scusate. Grazie. Chi Sono. parla, prego. Allora, quando si parla, appunto, cerchiamo di tenere accese, almeno ci vediamo. Ok, Grazie. perfetto. Eccomi. Sì, appunto, così per. Ok, per un po' discutere di quelli che sono un po' gli obiettivi effettivi di ricerca del progetto. E allora, quindi, partendo dall'inizio, una delle domande che possono essere affrontate è come ci si è tenuti informati sui cambiamenti della legislazione e delle linee guide fornite dallo Stato. Poi non so se già qualcuno vuole intervenire man mano Beh, che io leggo le farei domande o io. faccio prima Allora, no, tutta facciamo una. una domanda. No, facciamo una domanda, però io poi darei chiaramente la parola subito ai due datoriali, sia Federico che appunto, sia quel diretti che è un Federdia, quindi sia Annunzio che Federico. Però sì, fai, diciamo, fai, leggi magari un paio di domande e poi facciamo intervenire i nostri datoriali e poi Ok, chiaramente chi tanto vuole voi intervenire. avete il file, perché sennò magari provo a condividere lo schermo così che si veda. Ok. No, mi sa che qualcuno mi deve autorizzare. Allora, Vabbè, facciamo così. Facciamo così. eccola. Fai leggi le domande, dai. Ok, Tanto va bene. tutti hanno ricevuto via mail il PDF, diciamo il Word. Vai. Ok, quindi come vi siete tenuti informati sui cambiamenti della legislazione e delle linee guida fornite dallo Stato? È stato soddisfacente il livello di informazione reso disponibile dalla direzione dell'azienda? C'è stato un cambiamento nella frequenza delle informazioni? Come sono state organizzate le consultazioni nell'azienda durante il periodo di pandemia? Magari ci fermiamo qua, che sono già Sì, state affrontate perfetto, diverse perfetto. tematiche. Ok, grazie. Io darei la parola magari a Federico Coldiretti, così diciamo ci dà una panoramica di quello che è stato poi appunto il lato datoriale, e poi sentiamo Nunzio e poi facciamo parlare i rappresentanti dei lavoratori. Scusami Alberto, volevo soltanto sottolineare che noi non siamo datoriali. Sì. Scusami, ho detto datoriali? Fa Ah, scusami. niente. Lascerei la parola comunque a te, Federico. Coldiretti. Vedo che c'è. Non risponde. Nunzio, vuoi prendere la parola a te? Sì, prima Federico l'ho visto anche in video, non so se, Ok, vabbè, eccolo qua. No, perfetto. scusatemi, è saltata la connessione per È quello, tutto ho qua, dovuto. prego. Sì, no, volevo lasciare la parola a voi, a te, Federico, e poi Annunzio, e poi facciamo appunto un giro con i rappresentanti dei lavoratori. Non so se sei riuscita a sentire le domande, le hai ricevute però ieri da Sabrina, però il contesto, diciamo, è quello che abbiamo già affrontato anche quando ci siamo visti in occasione dell'incontro che abbiamo fatto il 4 luglio, e chiaramente oggi diciamo è un po' riprendere quei temi, come è stato vissuto diciamo il periodo della pandemia e come vogliamo lanciare poi le sfide per no, il dopo pandemia, in effetti sull'aspetto dell'informazione e consultazione, perché chiaramente siamo ormai cambiati tutti. E anche le relazioni sono cambiate, c'è stata questa spinta in avanti, nel bene e nel male, che ci ha portato a cambiare il nostro modo di lavorare, anche le relazioni. Quindi Federico, magari lascio la parola a te, Federico Coldiretti, e poi Nunzio. Grazie. Sì, allora intanto buongiorno a tutti, con qualcuno già ci conosciamo. No, io quello che volevo diciamo un attimo puntualizzare sull'esperienza che abbiamo fatto nella pandemia e cosa ci ha portato
lasciato di positivo rispetto a tutte le tristezze che invece abbiamo dovuto vivere, è proprio quella di aver scoperto che su certi versanti non avevamo, diciamo così, una cultura operativa in grado di sopperire ad alcune difficoltà di relazione. L'abbiamo sperimentato, credo, tutti. Nonostante questo, voglio dire, noi siamo anche riusciti a rinnovare un contratto collettivo nazionale di lavoro durante il periodo della pandemia, ci siamo dovuti attrezzare. Sicuramente la questione relativa ai protocolli sulla sicurezza, qui vengo proprio alla questione dell'informazione, se è una tutela per i lavoratori, è anche, attenzione, una tutela per l'impresa, perché nasce dalla necessità dell'impresa di dare continuità produttiva. E questo elemento, proprio per il settore agricolo, è stato determinante perché ha consentito di non interrompere ciò che è un bisogno primario della nostra civiltà, mangiare. E quindi è chiaro che con tanta fatica e con il sacrificio di alcuni settori che hanno dovuto di fatto bloccare l'attività, penso al florovivaismo, penso all'agriturismo, penso cioè a tutti quei settori che di fatto sono quelli che hanno di più sofferto del blocco dell'attività, siamo comunque. Però io vorrei introdurre un nuovo elemento quando si parla di informazione, perché forse è ciò che ha rappresentato il peggio che si poteva immaginare, e cioè la trasposizione nell'ordinamento nazionale di quello che era un'importante direttiva europea, e cioè la 1152 sul diritto all'informazione. Era, è, no, era, è un importante step nel riconoscimento dei diritti del lavoratore, che è stato trasposto nell'ordinamento nazionale nel peggior modo possibile. Non solo per la singola impresa, ma anche per noi come parti sociali, perché di fatto, qui se volete possiamo anche approfondire, tutto ciò che era rappresentato dal valore dell'applicazione, e cioè a mio avviso, considerando 38 e 49 che riguardava il ruolo delle parti sociali nel dare, nell'integrare, nel modificare, nell'adattare la direttiva alle realtà produttive, ma soprattutto considerando 48, ancora più importante per l'agricoltura, che riguardava la tutela delle microimprese e delle piccole imprese rispetto agli oneri che avrebbe determinato l'introduzione tout court della direttiva senza un adeguamento e una, diciamo, predisposizione di attenzione rispetto all'onere burocratico che avrebbe dovuto sostenere l'impresa. Certo, ci hanno provato a metterci una pezza l'Ispettorato Nazionale del Lavoro, nella sua prima circolare, ha dato un'apertura, però noi non possiamo pensare che su quell'ordinamento nazionale non si debba rimettere mano, dando un ruolo alle parti sociali, dando un ruolo a chi sottoscrive la contrattazione collettiva, che sono gli unici soggetti, a mio avviso, che avendo una conoscenza specifica dei settori, delle attività, della natura delle imprese, possono dare un'indicazione su come ci si debba regolare. Oggi siamo al delirio. Io penso solo a un'impresa che non ha dipendenti durante il corso dell'anno, perché magari è un coltivatore diretto, e quando è il momento, che so, di fare la raccolta o di fare la vendemmia, normalmente assume 50, 60 OTD. Cioè, voi non avete idea di
che razza di apparato burocratico deve mettere su. Allora, io mi fido di più a questo punto delle mie controparti sindacali, perché ritengo che, conoscendo ciò che è la realtà del sistema, siano in grado, insieme a me, di poter definire contenuti e modi di comunicazione di queste informazioni ai lavoratori. Oggi così non è. Oggi siamo stati tagliati fuori e secondo me è una partenza pessima. Adesso mi fermo qua perché questo mi stava sul gozzo e non potevo non dirlo. Poi magari più avanti, se c'è qualche altro spunto da tirare fuori, volentieri. Grazie. Grazie Federico, grazie, grazie ancora. Nunzio? Sì, buongiorno a tutti. Ci sono state, come diceva Federico, ci sono state indubbiamente delle grossissime difficoltà anche in merito a tutta la pletora di decreti che sono stati emanati. Noi, come rappresentanti sindacali dei lavoratori, ci siamo preoccupati di tenere informati soprattutto i nostri iscritti. Quindi noi abbiamo avuto da una parte una ottima informazione da parte del nostro ufficio legale e da parte del nostro consulente, per cui siamo riusciti a diciamo ad informare, a tenere informati tutti quelli che erano i nostri rappresentanti nelle aziende. Il livello di informazione è stato sicuramente soddisfacente, almeno pensiamo di aver svolto un lavoro di informazione puntuale, soprattutto nel periodo in cui a raffica venivano emanati i DPCM, e per cui abbiamo cercato di mantenere un livello di informazione puntuale e alto, con l'informazione, cercando di dare informazione più possibile a tutti i dipendenti delle aziende. Non c'è stato un cambiamento poi nella frequenza delle informazioni, nel senso abbiamo cercato nei limiti del possibile di mantenere un livello sempre alto di informazione. Queste informazioni si sono sicuramente rivelate adeguate perché molti nostri poi, quando hanno compreso che c'era una difficoltà rispetto ai vari decreti, rispetto ai vari, alle varie disposizioni legislative, governative, eccetera, hanno capito che forse l'informazione che gli arrivava dal sindacato era quella più importante perché gli spiegava puntualmente che cosa dovevano, che cosa non dovevano fare, soprattutto per molti dei lavoratori che poi erano in modalità di lavoro agile, lavoravano da casa. Poi mi interverrò quando ci saranno le altre domande perché alcune cose voglio chiarirle. Noi abbiamo svolto, come diceva anche Federico, anche una contrattazione nazionale, cioè noi abbiamo siglato un contratto degli impiegati lavorando il più delle volte in modalità da remoto. Cosa che ho visto che c'è in collegamento anche Serena Bergamaschi, con la quale sto condividendo la trattativa per il rinnovo del contratto di Perugia. Quindi noi diciamo ci siamo attrezzati bene, ecco, questo al di là di tutte le difficoltà e di tutte le direttive che sono arrivate, alcune forse anche un po' complesse. In questo sono d'accordo con Federico. Bene, grazie Nunzio. Sicuramente diciamo le sfide che ci siamo trovati ad affrontare, non previste, poi ci hanno fatto tirar fuori anche no, le migliori capacità, direi, anche di adattamento che poi l'essere umano ha, no, in qualche modo nelle difficoltà. E questo però è dovuto sicuramente alla preparazione e alla, diciamo, anche alla rete, no? Alla rete che c'è, perché chiaramente se si è già ben strutturati, se si ha già, no, una forza,
una rappresentatività, una capacità di comunicare, e questo sicuramente poi si è tradotto in un valore aggiunto, perché chiaramente poi uno ha messo sul piatto quello che aveva già costruito in passato, perché se non si fanno, no, senza fondamento non si può costruire nulla. Avendo già in molti casi, diciamo, una realtà strutturata, questo ci ha permesso poi di accelerare i processi anche online e, come dicevi te, anche addirittura di rinnovare contratti in modalità online quando questo non era stato, diciamo, pensabile fino a prima del 2020. E io vedo Mariano Unilever, che Sì, poi vabbè. ha una grande esperienza, volevo lasciarti la parola. Poi chiaramente chi vuole intervenire, basta che lo segnali e vi lascio la parola. Mariano dell'Unilever, che è anche poi rappresentante dell'Unilever Globale, quindi non solo rappresentante, diciamo, del sito. E puoi dirci te qualcosa? Sì, Grazie. io in effetti volevo agganciare un po' quello che dicevi tu. Io sono delegato qui a Caivano, una fabbrica che abita. E sono anche componente del, diciamo, dell'esecutivo del CAE. Quindi ho vissuto questa pandemia, questo in duplice veste, da delegato e da componente dell'esecutivo del CAE. E diciamo che le due cose sono completamente diverse. Pur appartenendo allo stesso gruppo, le ho vissute in modo completamente diverso. A livello europeo abbiamo prima avuto, diciamo, all'inizio delle difficoltà. Poi ci siamo ripresi, abbiamo fatto, facciamo ancora attualmente un incontro ogni 15 giorni come esponente ECC. E quindi abbiamo anche seguito delle trasformazioni all'interno del gruppo. L'ultima è quella del Compass, dove c'è stata una rivoluzione proprio all'interno di tutto il gruppo a livello europeo, dove poi ci saranno anche purtroppo 444 licenziamenti. Comunque abbiamo fatto delle diverse trattative molto intense, ma hanno dato anche degli ottimi risultati. Quindi alla fine abbiamo visto che nonostante tutto, diciamo, connettersi via web ha dato anche degli ottimi risultati. Cosa diversa invece l'ho vissuto a livello di fabbrica, che è completamente diversa. Quando tu parlavi di essere attrezzati, ecco, a livello europeo si sono subito attrezzati, si sono subito trovato le soluzioni per fare queste, ma a livello locale invece no. Abbiamo fatto un tavolo di crisi formato da pochissimi rappresentanti, da uno per ogni sigla, e Federico Marinardi fa parte, quindi dopo al limite c'è, cioè, dovrà anche capire che però non ha dato risultati. Ci siamo visti pochissimo, non abbiamo affrontato tantissimi temi che all'interno della fabbrica hanno portato anche dei cambiamenti, però diciamo li abbiamo subiti piuttosto che poter reagire e dare il valore aggiunto al tavolo, a un tavolo, quindi a un'eventuale risoluzione di tantissimi, tantissimi problemi. Arrivavano, e ancora oggi, l'azienda, diciamo, tra virgolette, le aziende ne approfittano. Abbiamo formato un gruppo su WhatsApp, le comunicazioni ci arrivano WhatsApp, in modo sterile, non c'è contrattazione, non c'è dialogo, non c'è interscambio, non c'è nulla. Quindi bisogna capire come far reagire all'interno delle aziende, di far capire che comunque è importante avere la relazione anche se in momenti di crisi come quella del Covid. Ho detto, pur appartenendo allo stesso gruppo, hanno reagito in modo completamente diverso. Per me dico che è fattibile perché abbiamo avuto anche benefici, abbiamo fatto anche accordi come l'Agile qui a Caivano pure, dove adesso siamo in difficoltà perché il 31 di agosto è scaduto, diciamo, quell'accordo a livello nazionale, quindi stiamo provando a farne uno a livello locale che attualmente a Caivano manca. Quindi ecco, capire come poter incrementare questo anche nelle fabbriche. E quindi Federico ci potrebbe dare un supporto per capire come lui l'ha vissuto, proprio perché lui faceva parte di questo tavolo di crisi che alla fine veniva coinvolto una tantum, ma giusto per, ecco, questo era, diciamo, il mio contributo per l'esperienza che ho avuto in duplice veste in questa pandemia. Grazie. Grazie a te Mariano, come al solito, per chi lavora sul campo,
che ha la pragmaticità, no, delle attività, perché le conosce dall'interno, sappiamo bene, no? Avere questo duplice, diciamo, cappello a volte aiuta, a volte è complicato perché non si è compreso magari l'attività che si fa nel CAE, non si riesce ad avere questa cinghia di trasmissione poi, no? Anche verso i lavoratori fino allo shop floor, fino al, diciamo, al livello, diciamo, operaio, del singolo operaio. Però è importante perché ha messo in evidenza come in effetti si sia proceduti su due binari differenti, no? Paralleli, per cercare poi però di arrivare all'obiettivo comune, che era quello, uno, in primis di salvaguardare la salute dei lavoratori, poi chiaramente salvaguardare anche la produttività, perché poi con quello si pagano i salari, no? Di conseguenza, siamo stati combattuti tutti in quel periodo, nel cercare di mantenere un equilibrio tra le due cose. Federico, a questo Marinaro, a questo punto ti rimballo, visto che Mariano ti ha citato, e puoi dirci te la tua, visto che eri nel tavolo di crisi. E naturalmente l'obiettivo non è soltanto il raccontarci il telling story di quello che è stato, ma anche di come oggi siamo e di come poi ci siamo riorganizzati per quello che vogliamo ancora fare, ecco, per rafforzare l'informazione e la consultazione. Ecco, quindi chiaramente quello che è stato ci deve servire come base di riflessione per quello che invece poi si può mettere giù, perché poi l'obiettivo, come diceva, anche quello dello scambio delle buone pratiche che possono venire per esempio dall'Italia verso la Grecia, ma anche verso la Francia e viceversa, o verso la Spagna e viceversa, e con questo riusciamo ad avere sia a livello nazionale ma anche a livello internazionale uno scambio che può essere efficace ai fini di quelle che sono le attività future, diciamo. Federico, a te la parola. Alberto, sono pronto. Buongiorno a tutti. Allora mi allaccio un po' a quello che hai detto tu, ma anche mi ha dato un po' di spunto anche Nicola e Federico della Coldiretti. Cioè, mettiamo un po' i punti su lei. Incominciamo un po' dall'inizio. Noi ci siamo dimenticati che l'emergenza Covid è iniziata il 30 gennaio 2020, quando non esisteva ancora nessuna normativa, niente. E noi in Italia abbiamo avuto il paziente zero che purtroppo era un impiegato del nostro gruppo Unilever. E quindi ci siamo sentiti, siamo usciti per televisione, siamo stati famosi per il paziente zero a Pavia, a Lodi, non mi ricordo dove abitava il collega. Cioè, cosa è successo? Noi abbiamo subito e abbiamo delle lacerazioni personali. Ci sono stati dei rapporti personali che si sono interrotti perché stavamo nel caos completo. E cosa è successo? Come dico sempre io, che il fattore umano fa la differenza sul campo, in qualsiasi cosa. Nel mentre il governo stava decidendo come attrezzarsi e come procedere, e noi a Caivano, tramite la RLS, abbiamo fatto subito il comitato di crisi. E in questo comitato di crisi siamo stati i precursori di tutte quelle attenzioni, norme e prevenzioni che poi, finalmente il 24 aprile, c'è stato il primo protocollo condiviso delle parti sociali. Quindi noi siamo stati proprio precursori, perché io dico sempre che il fattore umano fa la differenza. Poi cosa è successo? È logico, c'ha ragione Mariano, perché tu sul campo dovevi prendere delle decisioni, abbiamo creato questi gruppi WhatsApp. Abbiamo fatto un gruppo Facebook, colleghi Unilever, ogni organizzazione sindacale faceva il proprio gruppo dei propri iscritti, chi non era iscritta con noi cerchevamo di raggiungerlo con altri mezzi sui social o addirittura affiggendo continuamente le disposizioni che si decidevano nelle bacheche sindacali. Cosa è successo? C'è stata una rivoluzione anche della coscienza umana. Il sindacato si è spaccato all'inizio della pandemia. C'erano delle persone spaventate, i lavoratori che non volevano addirittura venire al lavoro, erano spaventati, volevano fare chiudere la fabbrica, volevano fare la cassa integrazione. E purtroppo che anche il sindacato è fatto di persone, cioè di carne ed ossa, anche al nostro interno della RSU c'è stata una spaccatura, cioè una spaccatura ideologica. Cioè no, no, no.
vogliamo stare più tranquilli, e invece grazie poi sempre al fattore umano delle persone con un po' di esperienza e poi, come dice Alberto, nelle difficoltà escono i sensi di responsabilità. Noi siamo stati fermi perché a Caivano eravamo consapevoli che se fermavamo la fabbrica, anche per 15 giorni, dopo era molto 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 difficile riprendere. È vero che noi produciamo gelati, che fortunatamente durante la pandemia le vendite sono state molto soddisfacenti, perché le persone andavano nei supermercati per uscire, compravano di tutto, e la prima cosa era il gelato, perché ormai le pasticcerie stavano chiuse, il dolce in casa era il gelato. Quindi sono stato molto combattuto anche, perché abbiamo avuto delle spaccature sindacali con amici della CGIL o della UIL che ci conosciamo da 20-25 anni. Inizialmente è stato molto duro, però alla fine, come dice qualcuno, il tempo è galantuomo, alla fine la storia ci ha dato ragione, siamo ritornati tutti in serenità. L'azienda, grazie a noi, ha mantenuto, perché lo voglio dire a Mariano, ma lo voglio dire un po' a tutti, è stato il sindacato il precursore dell'informazione, almeno nelle grosse aziende, Federico, perché non conosco la realtà della Coldiretti, come hai detto tu, delle aziende, però almeno nelle grosse aziende il sindacato è stato precursore. Anzi, noi eravamo in grado di anticipare ai provvedimenti del governo, perché io personalmente aspettavo mezzanotte, che Conte, quando facevi il DPCM, avevano l'abitudine di poi pubblicarlo a mezzanotte nella Gazzetta Ufficiale Elettronica, e quindi io me lo copiavo, me lo scannerizzavo e lo mandavo al mio RSPP. La mattina lui già diceva: boh, chi sta è Federico, che si è aggiornato. Poi, per quanto riguarda la prassi, noi attualmente lo stato d'emergenza è finito, però noi abbiamo delle criticità sempre di Covid. Noi nella nostra fabbrica siamo rimasti sempre con un'attenzione alta. La mascherina è fortemente raccomandata, e poi nei luoghi chiusi dove non si può fare a meno che il cambio dell'aria è obbligatorio, tipo l'infermeria, tipo qualche ufficio un po' più particolare, qualche settore di manutenzione che si lavora in affiatamento. E di questa esperienza che posso dire? Di questa esperienza a noi ci ha insegnato molto, ci ha dato ragione che le persone vanno, come si dice, non vanno abbandonate. La persona che non viene abbandonata, dopo anche i più recalcitranti, alla fine arriva un ragionamento logico. Faccio un esempio: nella nostra fabbrica abbiamo avuto un bacino di Novax, alla fine ci sono ridotti a un 4%, 96% aderito alla campagna di vaccinazione iniziale. Quindi io dico che anche nel sindacato il fattore umano fa la differenza. E per me è molto importante la squadra. Perché la squadra? Perché a volte nella squadra ci sono momenti che uno si trova più avanti, un altro più indietro, però l'importante è fare la sintesi. E senza la squadra non si va da nessuna parte. Noi grazie perché abbiamo fatto blocco. Abbiamo fatto blocco. Siamo riusciti a passare tutte queste crisi della pandemia in modo indenne. Abbiamo avuto anche noi delle fasi di acute, che c'erano dei grossi focolai, sono stati gestiti secondo la normativa, e in aggiunta si è fatto un tracciamento in fabbrica molto capillare. Quindi siamo stati noi che abbiamo l'ASL ci aveva abbandonato. Eravamo noi che con una PEC giornalmente e settimanalmente si comunicava all'ASL i nominativi delle persone che noi eravamo riusciti a rintracciare, perché avevamo un servizio di tamponatura giornaliero settimanale, per comunicare all'ASL che il soggetto era risultato positivo, in modo che l'ASL incominciava il tracciamento poi sul comune di residenza, perché non siamo della stessa città i lavoratori del sito, ma abbracciamo un po' tutta la provincia. Di questa informazione a me è rimasto il fatto tecnologico. Di questo fatto tecnologico noi siamo convinti che deve rimanere, però deve essere complementare dal contatto visivo e umano giornalmente.
Va bene il comunicato che io faccio, si fa sul WhatsApp per raggiungere anche chi è di notte, la mattina si sveglia dal turno di notte, cioè, però secondo me vanno mantenute le assemblee, vanno mantenuti i contatti umani. E vi faccio un esempio, noi durante la seconda ondata nel marzo 2021, noi abbiamo svolto l'elezione RSU contro il parere dell'azienda. Noi abbiamo convinto la direzione aziendale che con i dovuti accorgimenti e con i protocolli sanitari potevamo tranquillamente svolgere l'elezione RSU perché altrimenti si dimostrava all'esterno che non eravamo in grado di fare nemmeno la produzione in sicurezza. Io con queste frasi ho convinto il direttore di fabbrica, insieme ai colleghi naturalmente, a far sì che autorizzasse l'agibilità sindacale per fare le elezioni. Quindi di questa esperienza cosa ho trattenuto? Ho trattenuto che mai fermarsi alla prima apparenza, mai fermarsi alla prima apparenza, approfondire sempre il punto, perché le apparenze ingannano, come dice un vecchio detto italiano. E quindi sono molto contento di questa esperienza. In fabbrica non abbiamo avuto nessun caso di morte, probabilmente abbiamo avuto casi di morte in terze persone, sa? Parenti, anziani, nonni e quant'altro dei nostri colleghi, come in tutte le realtà, però personalmente in fabbrica nessun nostro dipendente, anche fragile, è passato indenne. E quindi io dico un'altra cosa. Io dico che il manager di qualsiasi fabbrica, se viene sollecitato dalla parte sociale in modo appropriato e costruttivo, non può fare a meno di non seguire la linea o condividere almeno il concetto. Se invece si lascia le aziende da sole, poi commettono gli errori e quegli errori che commettono poi si ripercuotono sui lavoratori. E quindi io penso che le aziende non vanno mai lasciate sole e quelle che vogliono fare in modo unilaterale vanno sempre incalzate. Alla fine il buon senso prevale. La nostra parola d'ordine era a qualsiasi tavolo che abbiamo fatto negli ultimi 24 mesi al riguardo del Covid, il buon senso. Con questa parola siamo riusciti ad abbattere parecchi tabù che la parte datoriale può avere verso la rappresentanza sindacale. Questa è stata la nostra prima esperienza. Quindi mi fermerei qua come primo intervento. Grazie. Grazie Federico, e non ti nego che nel tuo intervento mi hai fatto anche emozionare. Te lo dico perché anch'io mi sono rivisto su tante cose che hai detto e il buon senso in realtà deve prevalere su tutto, perché è il buon senso quello che ti fa poi da guida nelle decisioni, soprattutto quando hai un nemico invisibile. Quando hai un nemico invisibile, tu non lo vedi, è lì con te. E devi pensare che i lavoratori ti hanno dato fiducia a rappresentarli nella buona e nella cattiva sorte. Nella buona sorte, perché comunque i lavoratori, diciamo, ci danno, no, ci danno quella, anche se vuoi, anche quella visibilità aziendale, quella, diciamo, possibilità anche di accrescere le nostre competenze, no, nell'ambito della rappresentanza sindacale. Nella cattiva sorte, sì. C'è stata, non è solo una doccia che non funziona o una mensa che va cambiata la gestione perché si mangia male, ma in questo caso è stato scegliere contro un nemico invisibile cosa fare, quali protocolli applicare quando non c'erano ancora le linee guida del governo, come garantire comunque uno stipendio ai lavoratori. Quando l'azienda ti dice non ci sono più fusti da vendere perché i bar sono chiusi, l'horeca è chiusa, e cosa diamo da mangiare? Perché dobbiamo mettere i lavoratori in cassa integrazione? Cosa facciamo? Quindi davvero il buon senso ci ha guidato nelle scelte e ci deve continuare a guidare per tutto quello che facciamo nelle rinnovi dei contratti, per l'attività che facciamo di rappresentanti.
sia a livello locale, sia a livello nazionale che a livello europeo, chiaramente, perché la dimensione europea io la riporto sempre, ricordo questo è un progetto europeo, è importante perché poi le direttive vengono poi trasposte e nella trasposizione dobbiamo sorvegliare affinché poi queste trasposizioni vengano effettivamente, no, conseguite nel modo corretto dai governi. E io devo dare la parola ad Elettra adesso. Vi prego di scrivere eventualmente in chat perché non vedo, ahimè, vedi che la tecnologia è sempre il nostro angelo e demone. Non vedo, diciamo, le prenotazioni. Quindi, quando volete intervenire, vi prego di scrivere in chat che così vi do la parola. Elettra, grazie. Presentati pure al gruppo. Non ti sentiamo. Non sentiamo la voce? Prova a vedere di entrare e uscire col microfono. Non ti sentiamo ancora. No, non ti sentiamo. Deve mettere gli auricolari, sembra che gli auricolari, non sbaglio. Prova a vedere se. Magari con le cuffie e il microfono. Come vedete, la pandemia ci ha insegnato che la tecnologia è una gran cosa, ma anche una sfida continua, non è solo una Alberto, sfida. Eccoci, sì. ti chiedo scusa, sono Ghi Giuseppe da Alba. Vai, Giuseppe, sì. Tecnologia, non riesco a scrivere in chat. Va Quanta bene, pazienza, non allora va vedi. bene. In attesa che magari Elettra prova a risolvere il problema, volevi intervenire te, Giuseppe? Ma sì, guarda, io Vai, innanzitutto chiedo vai. scusa a tutti perché sono sparito un po' dagli schermi. Tecnologia, mi è partito il tablet, quindi in fretta e furia ho ripristinato il collegamento. Comunque, volevo salutare tutti, ho seguito comunque gli interventi, sono riuscito a prendere e recepire. Io conosco Mohamed, mi conosce, gli altri per me sono un po' tutti nuovi, quindi vi saluto. Io sono brevissimamente, lavoro da 35 anni nella Ferrero Alba, no? Ho sentito gli interventi di Mariano e di Federico. Quindi io lo ringrazio Federico perché ha fatto proprio un riassunto e sono contento perché veramente ha detto sarebbe facile dire ah, la penso come lui. È successo veramente anche da noi nel nostro contesto, ma non lo dico per piaggeria, nemmeno per non è una sviolinata. Sono contento perché in certe situazioni, in certe realtà e difficoltà, non mi ripeto, ma non perché non voglio ripetermi, perché veramente ha detto veramente tutto. E condivido non solo quello che ha detto, ma quello che è successo, comprese le difficoltà iniziali, tutto quello che è stato. E importantissimo, la cosa bellissima, che secondo me chi ci tiene, chi è d'emozione, è mantenere il contatto umano. Che è basilare. Noi abbiamo cercato, e chiudo questo breve intervento perché veramente grazie Federico, stiamo ancora muovendoci adesso per mantenere tutto quello che è il contatto umano. C'è un eco, non so, chiudete tutti i microfoni. Potete chiudere i microfoni? Grazie. Ok, vai Giuseppe. Chiudo dicendo veramente, stavo ringraziando veramente Federico, ma non perché veramente la cosa basilare sono le persone. Poi tutto ha aiutato, tutto è servito, ma il nostro impegno è mantenere quello che è il contatto. Io lo ribadirò sempre, ho rotto i maroni, scusate l'inglesismo, ma proprio veramente anche all'azienda di cercare di fare il possibile per mantenere il contatto con le persone. E vi ringrazio. Grazie a voi. Grazie a te Giuseppe, perché effettivamente poi,
è stata poi la difficoltà, io ricordo il mio segretario provinciale di Bergamo, Gigi Bramaschi, e lui subito ci diede, abbiamo fatto un gruppo, un mega gruppo WhatsApp, stavo fino alle 2 di notte con di tutte le aziende della provincia di Bergamo, Alimentari, Lactalis, la San Pellegrino, eccetera, eravamo tutti collegati tutte le sere con le novità, chi aveva magari un decreto in anticipo, chi aveva un'informazione, io avevo i protocolli dalla Cina, che l'avevo strappati lì a Bergamo, ero riuscito ad avere questi protocolli in anticipo, alcuni protocolli che avevano applicato a Wuhan, e condividevamo via WhatsApp, ma di fatto ci mancava poi quello che è il contatto umano, e non potendoci vedere, o meglio, io lavoravo come te, penso, eravamo in fabbrica, quindi in prima linea, contatto lo avevo, ma ricordo anche che avevo lanciato la sfida ai manager, perché la direzione dell'azienda è praticamente sparita, se non il direttore, l'allora direttore greco, con il quale infatti ho anche un ottimo rapporto, perché aver lavorato in prima linea insieme poi ha rafforzato poi la stima reciproca, però ricordo che tutti i manager del management praticamente sono spariti. A un certo punto ho lanciato la sfida al direttore della supply chain e ho chiesto: scusate, ma siamo in difficoltà in questo momento, l'azienda ha dichiarato di essere presente a tutelare la salvaguardia della salute e sicurezza dei lavoratori, dove sono i manager di primo livello del management? E ricordo che l'allora appunto direttore tecnico venne e si è presentato in fabbrica proprio per dare un segnale anche ai lavoratori, quindi devo dire sempre sollecitato dalla base, dalla rappresentanza, però poi aveva dato un segnale anche un po' più di, diciamo, di presenza. Quindi sicuramente la presenza fisica è importante poi per il nostro lavoro, coadiuvata, perché oggi possiamo andare, no, magari entrare in una riunione e uscire in un'altra, collegarsi a Bruxelles e poi il giorno stesso andare ad Amsterdam attraverso il web. Quindi questo, per esempio, ci ha aiutato. Vediamo se Elettra c'è adesso, se può intervenire. Vediamo un po', Elettra. Prova. Vedo che non sei riuscita ad abilitare il microfono? No, leggo il labiale, ma non riesci. Va bene. Non so se Tiziana magari vuole intervenire lei. Mi prendi così alla sprovvista, però io ne approfitto. Ne Sì, approfitto anzi, ti ringrazio subito. tantissimo della presenza anche numerosa da parte del GAL nazionale. No, siamo noi, Alberto, che ringraziamo voi, insomma, gli amici e i colleghi della FAI nazionale per questo invito. E consentitemi 2 secondi di presentazione. E presento me stessa, io sono Tiziana Cercone e lavoro all'area formativa di IAL nazionale. Sono qui con le mie colleghe, Roberta Piccinno dell'area comunicazione, Elena Lecancole, che segue i progetti europei, quindi diciamo è un po' l'omologa di Alberto per la nostra struttura, e la collega Simona Pollonio, che ha qualche problema con la webcam, però è qui con noi, è sempre diciamo il nostro angelo custode della segreteria, staff prezioso dell'area formativa. Allora, la nostra struttura, io mi auguro che sia conosciuta, è l'impresa sociale fondata dalla CISL, che si occupa e lavora nel campo della formazione professionale, la formazione iniziale, quella dei ragazzi giovani dai 14 ai 18 anni, e della formazione continua, formazione sul lavoro, quindi attraverso la bilateralità, i fondi interprofessionali, ma anche la formazione verso il lavoro, perché in un mercato che è sempre più transizionale, cambiare lavoro, entrare nel mercato del lavoro, magari con la prospettiva anche di mobilità verticale e orizzontale, è diventata ormai una caratteristica di fondo dei nostri sistemi locali, e bisogna effettivamente fare riferimento alla pluralità dei mercati oggi, in cui le condizioni di vita e di lavoro sono differenti, e attraverso una rete di 14 imprese sociali ed un'associazione che è presente anche in Germania e che a fronte di una mobilità, verso il nord Europa dimostra
di nostri connazionali che si spostano con le proprie famiglie in cerca di migliori opportunità di vita e di lavoro, ha ripreso l'attività tradizionale, chiamiamola di supporto all'integrazione socio-educativa e linguistica dei nostri connazionali nelle comunità tedesche. E il rapporto con la FAI per noi è un rapporto prezioso in tutti i settori che la FAI rappresenta, dalla filiera dell'agricoltura, perché noi ci occupiamo attraverso alcune nostre società specializzate proprio della formazione in agricoltura, l'agroalimentare nella sua dimensione industriale, nella pesca. Però, al di là dei rapporti cordiali e di fattiva collaborazione non solo tra noi colleghi, ma tra le nostre strutture, grazie soprattutto a Onofrio Rota che ha una grande apertura, una grande sensibilità nei confronti del tema della formazione delle competenze come dimensione di tutela, io vi devo ringraziare, penso di poterlo fare anche a nome delle mie colleghe, per questa lezione. Perché noi oggi siamo stati qui dei privilegiati ad avere una lezione della vita vera. Perché molto spesso, e il Papa ieri lo ricordava qualche giorno fa, quando ha visto gli imprenditori, ha visto gli amici di Confindustria, ricordava i pericoli del distacco dalla realtà e richiamava gli imprenditori che non odorano più di lavoro. Dice, quando un imprenditore non odora più di lavoro, cominciano i problemi. E quando diciamo soggetti come i nostri, che sono strumentali, sono funzionali alla causa del lavoro, ma come dimensione realizzativa dell'uomo, quindi io qui dentro ci metto anche la dimensione imprenditoriale. Quando soggetti come i nostri magari si chiudono le biblioteche, anche virtuali, e si distaccano dalla dimensione, quella fattuale, dell'esperienza del lavoro che ci hanno raccontato Mariano, ci ha raccontato Federico e che ha raccontato anche, diciamo, solo per assonanza a Giuseppe nel dire la mia esperienza in Ferrero è simile a quella di Federico e di Mariano, è uguale, anzi, è uguale, ecco. E i toni con cui voi l'avete raccontato in modo immediato, beh, questo diciamo ci stimola a recuperare questa condizione di prossimità rispetto al servizio che noi possiamo rendere al mondo del lavoro in generale. Anche questi progetti europei che molto spesso vengono vissuti, spesso anche dai dirigenti sindacali, e tutti, diciamolo, siamo pochi, quindi qualche confidenza la possiamo fare. Per alcuni dirigenti sindacali molto spesso questi grandi progetti europei o come le grandi azioni di interventi di formazione che noi realizziamo sono vissuti un po' come un fastidio, dice mamma mia, adesso un altro webinar, un altro incontro, un altro seminario, proprio perché l'esperienza pandemica, mentre ha rarefatto la relazione umana, ha intensificato la produzione di occasioni di incontro, fateci caso. Mentre prima l'incontro fisico richiedeva la preparazione, il viaggio, lo spostamento, la condivisione anche di momenti di socialità, di convivialità, adesso lo diceva bene Alberto, in una giornata tu ti puoi trasferire da Amsterdam a Bruxelles, passando per Caivano, e ti ritrovi ad aver fatto 40 riunioni una dietro l'altro davanti ad un monitor, ma sempre seduto sulla stessa sedia. Quindi una sensazione di smarrimento dal punto di vista personale, di stress dal punto di vista professionale e molto spesso anche, possiamo dire, di frustrazione dal punto di vista, diciamo, di chi ha un profilo di efficienza nello svolgimento del proprio ruolo sindacale. Io guardo gli amici, i colleghi impegnati in prima linea nel sindacato, che molto spesso attraverso la stretta di mano chiudono l'accordo, che con lo sguardo comunicano ai propri iscritti, ai propri colleghi lavoratori alcune sensazioni, già solo quella capacità che Federico diceva molto bene di non lasciare da sole le persone. Quindi
come ente di formazione io non posso non interrogarmi, e quindi immagino che con Alberto e gli altri colleghi spero costruiremo successive occasioni di incontro affinché quello che effettivamente si conferma come il pilastro delle sane relazioni sindacali, e cioè il diritto all'informazione e alla consultazione, si trasformi non, diciamo, in un meccanismo bizantino e tantomeno in un rito stanco che si deve ripetere ogni 15 giorni, ma che diventi davvero quell'espressione autentica di partecipazione attorno alla quale la CISL ha costruito il proprio patto. Abbiamo tutti fatto i campi scuola, abbiamo tutti fatto la formazione sindacale, e mi scuseranno gli amici di Coldiretti e gli amici di Confederdia, ma io, diciamo, sono ogni tanto sbadatamente di parte nel mio eloquio. Tendo a rivolgermi agli amici, insomma, a coloro che condividono con me anche alcune scelte ideali di fondo, ma per la cultura di cui voi siete portatori in Coldiretti, in Confederdia, so che quello che sto dicendo non suona lontano e non suona distonico rispetto alle vostre culture organizzative o personali. Dicevo, la pandemia ha evidenziato quella che è la scommessa del nostro sindacato. Vi dicevo, abbiamo fatto tutti il campo scuola e abbiamo tutti scoperto che sindacato viene dal greco, è sin di che giustizia insieme. Oggi questa pandemia ci ha sfidato sul piano organizzativo, perché questa è la sensazione, poi correggetemi se sbaglio, che mi ha restituito l'insieme dei vostri interventi. Noi oggi siamo sfidati a trasportare questo insieme, questo stare insieme, in una dimensione diversa, che è il 4.0. Noi parliamo di industria 4.0. Lavoro 4.0, cioè che si associ un sistema forte di diritti esigibili in un contesto di straordinaria modernità, di straordinaria innovazione, ma forse dentro al sindacato noi dovremmo porci la stessa domanda: come la mia organizzazione diventa 4.0? Federico e Mariano ci dicevano la dimensione personale è fondamentale, la relazione, lo sguardo, no? La pacca sulla spalla, il non rimanere da soli, perché ci sono alcuni momenti che sono stati sì davvero commoventi, in cui Federico diceva con gioia: nessuno dei miei colleghi è venuto meno. Abbiamo sofferto nella pandemia, le nostre famiglie hanno sofferto, ma noi qua abbiamo tenuto botta. Cioè, noi ci siamo attivati, abbiamo tenuto botta, io ho fatto tutto, voi avete fatto tutto quello che era possibile per salvare le persone e mettere il cornetto Algida nel mio freezer. E quindi io di questo non posso non essere denigrata, lo dico da mamma e lo dico da golosa in generale, però quando noi diciamo chi ha portato avanti il nostro paese, hanno portato avanti i lavoratori. L'hanno portato avanti i lavoratori dell'agricoltura, i lavoratori delle filiere dell'agroindustria, in una circostanza che è stata dirompente, sconvolgente nella storia. Quindi, insieme agli angeli del sistema del Servizio Sanitario Nazionale, noi troppi angeli abbiamo avuto. Troppi angeli abbiamo avuto, e quindi di questo dobbiamo essere davvero, davvero grati. Quindi dicevo, sfidati nel portare quell'insieme che sta nell'acronimo greco SIN del fare giustizia in una dimensione 4.0. E quindi è inevitabile ragionare questa responsabilità per il sindacato. Noi possiamo e dobbiamo sostenerla, perché i diritti dei lavoratori sono tanto più forti, quei pilastri fondamentali a cui Sadì faceva riferimento, che sono coessenziali alla natura stessa, no? Di sane e robuste relazioni sindacali. Noi come li facciamo diventare forti ed esigibili quando tutto viene messo in discussione? Mantenendo forte l'attenzione sulle competenze, le capacità, le attitudini dei nostri dirigenti sindacali, dei nostri RSA, dei nostri RSU, dei nostri RLS. Quindi un sindacato competente, non solo un sindacato che ha passione, ma che trasferisce quella passione in un'azione organizzata forte che metta il nostro paese allo stesso livello dei più avanzati sistemi di relazioni
sindacali europee di cui Mariano ci parlava, raccontando la distanza all'interno del CAE anche di culture e modelli. C'è un modello italiano, c'è un modello di un altro paese. Quindi effettivamente abbiamo un orizzonte che ci riguarda e penso che per la CISL sia come un po' perseguire uno degli obiettivi fondativi, cioè costruire una classe dirigente e mantenere una classe dirigente che sia in grado di governare e non farsi trascinare dai cambiamenti. E da questo punto di vista ce lo raccontava anche l'amico Borgoni di Coldiretti, cioè in piena pandemia, chiudere un contratto collettivo nazionale di lavoro quasi pionieristico perché fatto da remoto e sono saltati i riti, sono saltate le prassi. Beh, questo significa che il nostro modello di relazioni industriali ha una dose di maturità veramente molto alta sulla quale bisogna investire. E investire sulle competenze degli uomini e delle donne del sindacato, penso che per una struttura come IAL, a sostegno del grande lavoro di federazioni come quelle della FAI e in generale della nostra CISL, sia una missione che davvero possiamo candidarci a continuare, perché un sindacato forte rende i lavoratori forti e i lavoratori forti, maturi e responsabili sono la straordinaria risorsa di queste imprese, delle nostre imprese e di manager che noi, diciamo, ci auguriamo abbiano sempre più voglia di fare impresa con quelle caratteristiche illuminate che il Magistero di Papa Francesco gli ha ricordato pochi giorni fa e che davvero io vi invito a leggere perché anche per noi uomini e donne del lavoro è di grande ispirazione. Quindi io mi scuso, ho fatto un discorso lunghissimo, però ecco, di nuovo vi ringrazio per questo invito e abbiamo davvero apprezzato tutti gli spunti che ci avete offerto. Grazie ancora. Grazie a te Tiziana, diciamo, hai fatto anche un po' una sintesi dei vari interventi e chiaramente la formazione è fondamentale. Senza formazione, senza preparazione non si va da nessuna parte. Quindi condivido appieno il fatto diciamo, anche di riportare nella centralità della formazione, quello che poi lo strumento base per poter poi fare negoziazioni, per attivarsi con le contrattazioni, per risolvere problemi sia spiccioli, quindi all'interno delle fabbriche, ma anche appunto problemi di più ampio respiro fino ad arrivare appunto alla dimensione europea. Lascerei la parola a Elettra che ha scritto in chat che forse questa volta è riuscita cambiando dispositivo. Finalmente Elettra Berni, prego. Mi sentite? Sì, finalmente Oh, benvenuta. ok. Allora, io mi ripresento, sono Elettra Berni, sono RSU in Sika. Sika è una realtà ibrida perché noi non produciamo beni di consumo, ma produciamo ricerca applicata per il settore alimentare. E quindi questo durante i primi mesi di pandemia, durante il primo terribile lockdown, ci ha permesso, o meglio, ha permesso alla direzione, sebbene non con un grande entusiasmo, di consentire a coloro che svolgevano dei lavori non direttamente implicati con qualcosa di pratico di effettuare lo smart working, però la situazione era comunque insomma fuori controllo a livello generale, non a livello aziendale, perché devo dire che durante la prima ondata poi noi ci siamo attivati con un comitato Covid coordinato dall'RSPP, che includeva chiaramente tutte e tre le RSU, che ci ha consentito di fare cosa? Di mettere un po' d'ordine in questa confusione generale, traslando i contenuti di quelli che erano i vari DPCM nella realtà aziendale. Quindi c'era gente davvero spaventata che, come in altre realtà, come ho sentito prima, quasi temeva di venire al lavoro. Devo dire che come comitato Covid, attuando e stilando tutta una serie di protocolli ad hoc per i vari dipartimenti, perché poi noi siamo una realtà molto diversificata, quindi ci sono persone che fanno lavori completamente diversi, beh, insomma, siamo riusciti ad arginare. Come venivano date queste comunicazioni? Via mail, chiaramente, però i lavoratori Federico, chiudi il venivano. microfono per cortesia, grazie Federico Marinaro. Venivano.
informati anche a persona, ma c'erano lavoratori che magari facevano presente di esigenze specifiche e quindi i protocolli venivano aggiornati con queste esigenze per permettere a tutti di vivere il più serenamente possibile il momento. E questo, devo dire, ha funzionato. Sicuramente il livello di informazione è risultato più che soddisfacente, anche perché devo dire che nel corso delle varie ondate di pandemia abbiamo sì avuto dei casi di Covid, ma tutti correlabili a contagi familiari, e il funzionamento dei protocolli messi in atto si è palesato nel fatto che non ci sono mai stati dei contagi a livello aziendale. Quindi il caso positivo è il risultato isolato. Ed evidentemente le misure che poi abbiamo messo a disposizione del personale sono risultate efficaci, e questo ha tranquillizzato anche molto le persone. Dal punto di vista delle consultazioni, noi siamo riusciti a usare con il comitato Covid le mail essenzialmente, e gli incontri online o di persona, perché comunque avevamo a disposizione ampi spazi, e i DP adeguati ci hanno permesso di fare questa cosa. Noi addirittura siamo riusciti a rinnovare l'RSU in questo contesto così particolare, facendo delle assemblee all'aperto, sempre con i dispositivi. Siamo riusciti a rinnovare un contratto di secondo livello che si protraeva da anni. Barbara Troise, secondo me, se lo sogna ancora di notte, però siamo comunque riusciti a mettere in atto le misure e i protocolli tali da consentirci poi di svolgere nella maniera più normale possibile il nostro lavoro e di vivere la nostra quotidianità lavorativa davvero con serenità. Devo dire che ancora si stanno usando queste tecnologie, questi mezzi, anche come RSU CISL. Chiaramente, quando non ci si poteva vedere, sono state usate le varie piattaforme, anche le videochiamate con WhatsApp. Sono stati implementati i mezzi di comunicazione digitali. L'unico rammarico, e qui magari mi porto un po' avanti poi con la lista di domande, così dopo non vi rompo più le scatole con un successivo intervento, l'unico rammarico che stiamo avendo come RSU, come sindacato, è che l'utilizzo dello smart working, che comunque è stato concesso durante lo stato di emergenza, come vi dicevo prima, non con grande entusiasmo, adesso che lo stato di emergenza è finito, non è una strada che l'azienda intende percorrere. Questo, secondo me, è un treno perso perché, come vi dicevo, non solo nella nostra realtà, ma in tutte le realtà aziendali ci sono comunque dei settori, delle mansioni che sono pienamente compatibili con questa tipologia di lavoro che, anche vista la situazione contingente di crisi energetica e di innalzamento dei costi, potrebbe consentire all'azienda comunque di risparmiare e anche di ottimizzare comunque la vita lavorativa del dipendente. Questo è un discorso che nella nostra, come in altre aziende, perché ho sentito tanti altri che hanno lo stesso problema, la direzione fa fatica ad accettare. Quindi mi auguro che davvero l'esperienza che abbiamo vissuto poi in pandemia ci serva a noi come azienda, ma anche ad altre aziende, per aprire un po' gli occhi su queste modalità nuove di lavoro che potrebbero impattare positivamente sia sulla direzione che sul lavoratore. E niente, basta. Tutto qui. Grazie per avermi ascoltato. Ma ci mancherebbe, grazie a te Letta per il tuo contributo e la tua testimonianza. Sicuramente lo smart working, sai che è un punto, c'è cioè un tema fondamentale. Cioè l'azienda ha utilizzato la modalità smart working, ok, durante la pandemia per una questione di contingenza, sono state date appunto indicazioni governative, ma adesso noi come anche sindacato, no, nei vari tavoli di preparazione per poi i rinnovi, il tema è fondamentale ed è
un tema di portata nazionale, non solo, anche internazionale, chiaramente europea, per cui laddove l'azienda l'ha utilizzato adesso non lo sta utilizzando, chiaramente noi dobbiamo essere presenti e fare in modo che invece queste agibilità che si sono venute a creare anche con la possibilità dell'utilizzo dello smart working vengano poi diciamo, ancora applicate. Tieni conto, per esempio, che noi in Heineken abbiamo fatto un accordo interno e i lavoratori, diciamo, che hanno l'esigibilità, perché poi non tutti sono lavoratori che possono utilizzare la modalità smart working, chiaramente, in quanto dipende poi dall'attività, però se pensi che il personale coinvolto nella logistica o in altre attività come quelle di coordinamento centrale nella qualità, questo si può benissimo fare in modalità ibrida, una parte del lavoro si può svolgere da casa. E quindi sicuramente è un tema quello dello smart working che fa parte della sfida presente e futura. Ok. Sento, vedo Mariano che ha acceso. Sì, Mariano, prego. Sì, no, volevo anche io dare una testimonianza per quanto riguarda lo smart working, che Sì. anche noi dal 2019 fino ad oggi, fino al 31 agosto, anche se siamo fabbrica, però una palazzina, diciamo la parte impiegatizia, ha fatto smart working. Il 31 agosto l'azienda ha deciso improvvisamente di toglierlo, anche se poi con un mio intervento siamo riusciti comunque a fare diciamo un minimo accordo, tra virgolette, dove attualmente un giorno a settimana. Addirittura insieme al segretario della provinciale abbiamo deciso di inserire all'interno dell'integrativo anche una parte che riguarda lo smart work, quindi provando ad inserire all'interno dell'integrativo di fare almeno 2 giorni a settimana di smart work, perché ormai i lavoratori hanno visto che comunque ci sono dei benefit a entrambe le parti, come dire, quindi abbiamo inserito all'interno di questo integrativo lo smart work. Questo dovrebbe essere forse fatto anche a livello nazionale, per provare a fare una legge o qualcosa sullo smart working, cioè il lavoro da casa, tra virgolette. Quindi è importante poi anche come CISL essere promotori di queste iniziative. Sì, appunto ti dicevo questo, che fa parte delle varie piattaforme, perché è comunque un tema che deve essere diciamo, strutturato a livello di anche contrattazione nazionale. E vediamo se ci sono altri interventi, se qualcun altro vuole intervenire, altrimenti Federico e Nunzio, se vogliono aggiungere qualcosa. Vabbè, no, Ancora dopo. Sì, Federico, vai, Federico volevo Marinaro. attaccarmi all'intervento di Tiziana perché mi ha dato uno spunto e le Ok, volevo prego. dare Vai. qualche nota che potrebbe essere integrativo al suo lavoro. Che lei ha parlato del sindacato 4.0, che è una bellissima parola, però poi dopo è molto difficile nell'applicazione. È vero che la tecnologia ci dà molto, come diceva lei, in 4 ore mi posso fare l'Europa orientale e occidentale come riunioni. Però per esperienza io dico che le riunioni in presenza ti rimangono qualcosa per lungo tempo. Io dopo che faccio una riunione, per esempio in remoto, può darsi pure che presa da tante cose nel pomeriggio, le cose le posso anche dimenticare. Ho un mio limite, ma io sono convinto che in presenza c'è sempre la differenza. Io guardando Tiziana in monitor capisco ben poco. Se sto da vicino si può percepire l'umore, se mi sta dicendo una cosa con cattiveria, se me la sta dicendo con malizia, se me la sta dicendo per farmi guardare bene quello che sto facendo. Cioè, ci sono tante cose che in presenza tu non trovi in remoto. Diciamo che il remoto è molto più tutto più asettico, più ordinato, più, io dico anche più falso. Tra virgolette, falso in modo benigno,
perché qualcuno, per esempio, il tempo è poco, le emozioni vengono represse per spiegarsi bene il concetto in modo sintetico, per dare spazio anche agli altri in modo molto più veloce. Quindi io dico che il remoto è anche, tra virgolette, non fraintendete le mie parole, è anche falsato ideologicamente, perché per motivi di tempistica e motivi che il rapporto interpersonale, che per me è molto più importante di qualsiasi cosa, non si va a instaurare. E a volte, per esempio, se voglio dire qualcosa, cioè, mi posso anche trattenere, perché dico, vabbè, la platea è vasta, non posso confondere gli argomenti, non posso, cioè, io dico che non tutto è, cioè, è un po' falsato, tra virgolette, in modo benigno, naturalmente, non in modo negativo. E poi, sempre per la grande esperienza sindacale europea, una cosa è farlo in remoto, e io suggerirei un Erasmus sindacale. Cioè, il collega spagnolo viene da me, ospitato 15 giorni, lo porto in fabbrica, lo faccio assistere alle riunioni, deve partecipare alle riunioni, tutto. E la stessa cosa lo potrei fare io, o il collega che viene dalla Francia, perché altrimenti rimane sempre asettico. In Germania hanno per legge e anche per contrattazione la bellissima cosa che è la condivisione e della gestione delle informazioni in fabbrica, il cosiddetto consiglio di sorveglianza. È una cosa a dirlo, a leggerlo, è una cosa che me lo spiega Mariano, che lui può sentire meglio di me queste informazioni, una cosa me lo spiega Alberto, ma a me che rimane? A me rimane quello che mi ha detto la parolina di Alberto, la parolina di Mariano, io metto insieme e mi faccio l'idea, però fattivamente non la riesco a trasportare nel mio animo. E quando tu una cosa te la porti nell'animo, quando vai a un tavolo di contrattazione, o vai a un tavolo, o stai discutendo fra amici, o discuti all'interno dell'organizzazione, e tu la porti con l'anima, la cosa è differente. Può darsi che riesci a convincere 10 persone. Se invece tu la cosa la dici in modo asettico, gli rimane della mia opinione. Vabbè, mi ha dato questa informazione, è giusto che sia così, però io non l'assimilo nel mio animo. E quindi poi dopo non la riesco a trasportare ai miei colleghi, ai lavoratori, alle donne, agli uomini in cui noi lavoriamo, nella stessa importanza che può avere l'oggetto. Scusa Tiziano, mi sono un po' allungato. Grazie, ma che allungato Federico, anzi sono questi poi i contributi, perché non è una cattiva idea quella dell'Erasmus, dell'Erasmus tra le rappresentanze, in effetti vedere con i propri occhi è tutta un'altra cosa, questo diciamo che lo abbiamo imparato, no? Stando sul campo, quando le cose poi le vedi, capisci la realtà, conosci le esigenze e le puoi tradurre poi in richieste e anche in buone pratiche, no? Da condividere. Quindi sicuramente è uno spunto, diciamo, divertente, anche una provocazione se vuoi, ma di fondo c'è del vero in quello che tu dici. Vediamo se. Federico, dov'è che abiti che facciamo un gemellaggio? Ecco, questo già può essere un primo gemellaggio, diciamo un Scusate, Erasmus, vieni a Napoli, scusate, le porte sono aperte. italiano. Ecco, sono, perché. so che sono maleducato, non va bene intervenire così. È No, no, va vero bene, che Giuseppe. diceva Tiziana per assonanza, per carità, ci mancherebbe, ma quello che dice Federico, l'empatia che fa la forza, specialmente di appartenenza di noi della CISL, a livello umano e spiccio, io scusate, sono noioso, ma venendo vecchio si viene noiosi, e me lo dice anche mia figlia. Però insistendo su queste cose qua, è vero, Tiziana, hai detto delle cose sacrosante, meno male che c'è stata l'opportunità di mantenere i collegamenti, perché se non avessimo avuto nemmeno quello, ciao, mi mancherebbe, quindi tutto quello che è venuto, tutto buono, ci mancherebbe pure. Però no, non fossilizziamoci lì, cioè nel senso, tutto quello che di buono c'è stato a livello di comunicazione, teniamolo assolutamente, si parla di tutto, di smart working, tutto quello è tutto da migliorare, ma è ovvio, no? Però noi continuiamo, sarò antico, ma io vedo anche da noi in fabbrica siamo in tanti, quando la gente ti cerca, e
e gli parli da persona a persona, quello dice Federico, puoi anche usare non termini magari tecnici, ma proprio, io lo chiamo parlare operaiese, no? Perché è vero, c'è il politichese, il sindacalese, poi c'è l'operaiese. E quando parli questa lingua, ti vengono dietro, ti ascoltano, ti capiscono, e per noi diventa anche più facile spiegare anche certe situazioni e anche veicolare le cose in una maniera corretta, quali fa la CISL, un senso di appartenenza. Chiudo un pezzettino. Prima parlavi di angeli, Tiziana. Noi, ahi noi, un angelo l'abbiamo avuto, è uno, ma non ci doveva nemmeno essere uno. Era una nostra attivista, Marinella, ed è stata veramente una grande amica. E purtroppo il Covid, sto maledetto Covid, ce l'ha portata via. Quindi con un po' di emozione dico, è il nostro angelo, ma fosse stato presente era meglio. È un giusto ricordo perché era doveroso. Grazie Giuseppe, anzi grazie per aver condiviso con noi, ecco perché davvero che in prima linea si è esposto veramente 100% e vanno ricordati, anzi vanno ricordati a titolo di esempio per proseguire, progredire. Gli strumenti, allora, gli strumenti tecnologici sono una base. E questo, oggi abbiamo GoToMeeting, domani avremo magari il chip vocale, il messaggio profumato, avremo tutte queste, perché la tecnologia corre velocemente. E poi le nuove generazioni sono attratte chiaramente ai nativi digitali, lo vediamo dai bambini, no? Che usano il tablet meglio di noi adulti. Però resta di fondo il rapporto umano, resta di fondo la relazione, quella sulla quale poi la simpatia, no? La simpatia in questo senso, diciamo lo stare insieme nel senso della condivisione che poi ci aiuta a fare le attività che portano il valore aggiunto. Le attività quali sono? Sono quelle che portano un benessere di salute e anche economico. Perché è anche economico, ai lavoratori, cioè noi lavoratori siamo tutti lavoratori prima di tutto, no? Quindi chiaramente insieme alle aziende, perché il lavoro si deve fare insieme. E ritornando al tema informazione e consultazione, l'informazione e la consultazione sono un valore aggiunto se l'azienda ha la capacità di capire questo valore e come comunicare. Se si comunica per tempo, si possono trovare le soluzioni insieme e si possono affrontare i problemi e questi problemi possono invece diventare delle opportunità. Questo è quello che ho cercato di fare anch'io nell'ambito del mio lavoro di rappresentanza per tanti anni a livello locale e lo facciamo, diciamo, a livello poi di sindacato, a livello nazionale, ma provinciale, territoriale, a tutti i livelli, insieme anche agli enti di formazione, lo IAL e alle aziende. E volevo lasciare, visto che abbiamo ancora una decina di minuti, poi la chiusura la faccio fare a Sadi per i saluti conclusivi. Se Federico Borgoni e Nunzio vogliono aggiungere qualcosa, Nunzio vedo che annuisce, quindi a te la parola perché magari per una chiusura e poi anche Federico chiaramente vi ringrazio ancora per la vostra presenza. Sì, volevo soltanto dire, mi volevo riallacciare a quello che diceva Federico Marinaro, che l'aspetto umano è fondamentale. È chiaro che se io mi siedo ad un tavolo in presenza e dall'altra parte del tavolo ho Federico Borgoni come mia controparte e io sto dicendo qualcosa e Federico Borgoni ha il sopracciglio che si alza, è chiaro che quel sopracciglio che si alza mi dice più di tante parole in quel momento. È chiaro, il rapporto umano è fondamentale. Tu parlavi di un momento in cui ci sono state, c'è anche stato il rischio di una spaccatura tra i lavoratori. Il momento era grave, il momento era particolare. Noi abbiamo avuto addirittura la necessità di, tu lo stesso dicevi questo, siamo stati fermi a un certo punto. Noi abbiamo mantenuto una linea e quella è stata e l'abbiamo mantenuta. Noi ci siamo trovati lo stesso nella difficoltà di dover tamponare
delle vie di uscita di gente che ci chiedeva addirittura comunicati sindacali in cui noi dovevamo difendere la loro libertà di vaccinarsi, di non vaccinarsi, eccetera. E è stato complicato far capire alle persone che intanto se si volevano vaccinare o non vaccinare era un problema loro, ma era importante far capire che una linea di condotta ferma da parte sindacale era una linea di condotta che aiutava i lavoratori e aiutava le aziende, e quindi era quella la cosa importante. Quindi noi come sindacato abbiamo fatto questo, diceva bene Tiziana Cercone, la formazione è importante, la formazione è stata necessaria ed è stata importantissima in questo senso. Poi è chiaro l'aspetto umano, perché poi abbiamo avuto tutti paura in questo momento, questo non ce lo possiamo negare. E quindi questo aspetto della formazione, dell'informazione da parte del sindacato è quello che forse ha aiutato a venire fuori prima del previsto da questa grande situazione di emergenza. Poi mi è Grazie mille. piaciuta l'idea dell'Erasmus sindacale, è bellissima. Bella. Federico Borgoni. Sì, io permettetemi, volevo fare un paio di osservazioni perché ho ascoltato con grandissimo interesse tutto ciò che sono state le vostre esperienze nell'ambito del settore agroindustriale, però l'agricoltura è diversa. È diversa non solo perché le grandi imprese dove invece esiste una struttura organizzativa importante, c'è l'RSU, l'RSA con cui vengono interessate. Una stragrande maggioranza di imprese sono piccole o microimprese, quindi anche il rapporto che esiste tra il lavoratore e il sindacato non sempre è presente, anzi nella maggior parte dei casi non sono costituite l'RSU né l'RSA. E allora ecco il ruolo che ha avuto l'organizzazione, cioè la Coldiretti, nell'arrivare a questi lavoratori tramite due strumenti, l'informazione al datore di lavoro e qui ritorno sulla questione dei protocolli sulla sicurezza, perché il protocollo sulla sicurezza, ne sono stati fatti tre, se non sbaglio, di cui l'ultimo a fine luglio, sono proprio, diciamo, la formalizzazione, che va a tutelare anche quei lavoratori per i quali il comitato Covid in azienda non esiste, per i quali l'RSU non esiste. Quindi il ruolo che anche noi ci siamo assunti è proprio quello anche di arrivare ai lavoratori, anche se non è un compito nostro, però di fronte a una situazione del genere, attraverso l'imprenditore. Non solo, abbiamo ritenuto nostra responsabilità anche estendere ai lavoratori e alla cittadinanza il ruolo che potevamo, diciamo, ricavarci come soggetti vaccinatori. Abbiamo fatto nell'ambito di alcune, realtà dove abbiamo trovato disponibilità da parte dell'ASL anche i centri vaccinali Coldiretti. E su questo penso che sia importante ricordare una cosa: noi abbiamo avuto diversi casi in cui, a fronte all'epoca del famoso tesserino sull'obbligo vaccinale, avevamo dei lavoratori che si impuntavano, non esisteva vaccino per loro e quindi noi non potevamo ammetterli in azienda. Beh, io voglio fare un'osservazione: questi lavoratori, quando hanno promosso una causa, una contestazione al datore di lavoro, a copertura non si sono rivolti al sindacato, perché evidentemente il sindacato aveva una condivisione sull'obiettivo della vaccinazione ben diversa da quelli che io definirei strazzafaccende, soprattutto gruppi di illegali, che invece andavano avanti a fare le contestazioni. Questo io credo che sia uno delle, diciamo, delle logiche di condivisione su un obiettivo che, a mio avviso, sono sempre state
cioè che non c'è nemmeno stato bisogno di dichiararle, ma di fatto lo sono avvenute nella normalità. Altra questione, lo smart working. Io vorrei che voi vi riprendeste in mano il protocollo del 7 dicembre 2021, il protocollo nazionale sullo smart working, perché è un documento importante e apre, secondo me, in maniera sbagliata. Allora, è chiaro che, diciamo, la fase storica che stiamo passando è una fase di grandi trasformazioni sull'organizzazione del lavoro e sicuramente il Covid ha dato una mano, diciamo, a queste trasformazioni, tra cui appunto lo smart working. Però è stato fatto passare come un'utilità finalizzata solo ai tempi di vita e di lavoro per i lavoratori. Perché, secondo me, ancora non è entrato nella cultura dell'organizzazione del lavoro delle imprese. Ora, è chiaro, l'operaio agricolo ben difficilmente potrà mai svolgere la sua attività con lo smart working, e questo lo capisco bene. Chiaro, diversa è la questione invece dell'impiegato agricolo. Non ne abbiamo tantissimi, per carità di Dio, e oltretutto avevamo appena chiuso il contratto nazionale, quindi no, non credo che nessuno abbia ritenuto opportuno ritornarci sopra così a breve termine. Però credo che questo bisognerà lasciare il tempo necessario alle imprese per capire effettivamente, da un punto di vista di un approccio più culturale, oltre che solo organizzativo, cosa è stato lo smart working nel periodo emergenziale e quindi motivato da ragioni di ordine sanitario, di sicurezza sociale, non di organizzazione dell'impresa, per capire cosa nel post emergenza ne residui in termini di utilità per l'impresa. Ora, sicuramente, voglio dire, da un punto di vista generale, anche oggi in una situazione di costi energetici in impennata, molto probabilmente un vantaggio ce n'è, ma a livello, diciamo, della società civile, cioè ci sarebbero meno spostamenti. Ma all'impresa interessa altra questione. All'impresa interessa fino a che punto è un'organizzazione funzionale ai miei obiettivi e alle mie necessità. Dobbiamo dare il tempo alle imprese di riflettere e maturare questo passaggio. Dopodiché credo che si creeranno anche le condizioni, anche per la contrattazione collettiva, parlo sempre comunque di impiegati, per valutare l'opportunità di introdurre diciamo, alcuni passaggi rispetto a questo strumento. Grazie. Grazie a te Federico, grazie Annunzio. Lascerei la parola a Sadie per i saluti finali. Ringrazio naturalmente tutti i delegati, tutti i partecipanti, i colleghi della FAI, i colleghi dello IAL e anche chiaramente Sadie per la presenza continua per queste 2 ore di webinar e Sabrina chiaramente e Francesca per il supporto. E Sadie, a te la parola, grazie ancora. Ma io vi ringrazio per queste 2 ore di dibattito molto, diciamo, pragmatico, molto concreto, perché è partito dall'illustrazione dell'azione, come dire, empirica di ciascuna, diciamo, soggetto sociale. Ho sentito Federico Marinaro, come ho sentito Mariano, quindi che sono protagonisti, diciamo, vivi, diretti e, come dire, comunicatori di ciò che hanno vissuto in quel periodo lì. E il loro intervento mi ha, come dire, invitato a riflettere su un'altra questione che è stata anticipata da Federico Borgoni, quindi mi ha anticipato nel cercare di separare 2 segmenti che sembrano, come dire, fanno parte dello stesso insieme,
del settore, però credo che siano due segmenti completamente diversi rispetto a ciò che noi stiamo discutendo. Quando si parla dell'industria alimentare, è un discorso in cui magari nell'impresa c'è un'organizzazione del lavoro ben avviata e consolidata. Ma quando si parla del settore agricolo abbiamo una realtà diversa. E credo che abbiamo vissuto due realtà diverse noi durante quel periodo e ci siamo misurati con delle complessità reali. Dico questo perché basta citare, per esempio, ciò che abbiamo vissuto nel informare, ma non solo informare, salvaguardare la salute dei lavoratori braccianti agricoli immigrati che lavorano nei campi. È vero, Federico Marinaro ha ragione, è vero, Alberto ha ragione che la tecnologia corre. E noi dobbiamo correre dietro questa tecnologia e dobbiamo adeguarsi. Sono anche io del parere che i rapporti umani sono così fondamentali nella nostra azione sociale. E allora, perché dico questo? Noi siamo tornati un po' indietro, perché ovviamente ogni organizzazione si interroga e dice come bisogna raggiungere quella categoria di lavoratori. E si fanno degli analisi. E spesso si ritorna al vecchio metodo, è quello di cercare di raggiungerle con strumenti così, come dire, classici, cioè andare a bussare porta per porta o magari utilizzare quelli che abbiamo utilizzato noi come file, cercare di mettere in campo camper, furgoni in cui abbiamo cercato, oltre a distribuire i dispositivi di sicurezza, abbiamo messo su quel camper alcuni mediatori culturali, abbiamo messo su quel camper operatori di servizio e abbiamo cercato di raggiungere i lavoratori tutti i giorni, giorno e notte. È veramente giorno e notte. Ecco dove c'è la complessità. Stiamo parlando di una realtà, secondo me, in cui il protocollo Federico Borgoni, consentimi, il protocollo sulla sicurezza crede che sia un miraggio per loro, quindi non sanno nemmeno di che cosa si tratta. Ecco perché, questo per dire cosa, noi oggi è vero, e spesso ci tira indietro Alberto nei suoi discorsi, siamo, come dire, riflettendo su ciò che abbiamo vissuto in questo, durante la pandemia, cosa abbiamo messo in campo, ma quali sono, come intendiamo affrontare le sfide future, non soltanto per far fronte a una pandemia, ma anche per garantire ciò che è a cuore a Federico Borgoni, la produttività, diciamo, ma credo che sia anche veramente, è una cosa. Per quanto ci riguarda noi, il bene dell'impresa, io credo, ci interessa molto anche a noi come lavoratori, in primis. Ma questo è un concetto che ci hanno, un principio che ci hanno insegnato, almeno per quanto riguarda la nostra organizzazione, il bene del lavoratore deve essere comunque accompagnato con il bene dell'impresa stessa, perché senza impresa ci sono lavoratori, ma senza i lavoratori non ci sono imprese. Ecco perché questo ci fa riflettere come organizzare il lavoro. Se vogliamo rimanere su ciò che abbiamo, che è l'oggetto di questo, diciamo, progetto, informazioni e consultazioni. Poi magari toccare altri argomenti che riguardano il lavoro agile, siamo stati molto bravi, noi abbiamo assunto le nostre responsabilità di fronte ad una crisi così sanitaria fortissima, siamo stati chiamati in campo, ma le parti sociali hanno fatto come sempre la loro parte, nonostante che veniamo spesso criticati, ma criticati da coloro che non ci conoscono. Allora, diciamo, come programmare le sfide future? Come programmare le sfide future? Io direi, bisogna avere un'analisi molto forte, cercare di progettare il futuro utilizzando le risorse che il PNRR ci mette in campo. Noi siamo di fronte a una sfida molto importante. Sono le trasformazioni ecologiche e digitali. Ovviamente un'organizzazione sociale ha bisogno di operatori sociali.
ma ha bisogno dei professionisti del mestiere. E questo credo che sia un punto importante su cui lavorare molto. Quindi anche noi come sindacato non abbiamo più quella filosofia, come dire, o se non seguiamo più quella strategia arcaica che abbiamo vissuto negli anni precedenti. Ci interroghiamo molto e questo ce lo sottolinea anche Tiziana Cercone, che la formazione per quanto ci riguarda è un aspetto molto importante, ma non solo un aspetto, è un obbligo sia per il lavoratore che per il datore di lavoro, come prevede la norma. E questo, ahimè, spesso non viene applicato perché se andremo a, come dire, intervenire e verificare l'andamento di ciò che noi scriviamo nei vari decreti sulla sicurezza, credo che molti elementi mancano nell'azienda. Ma questo è anche un compito nostro, con noi come dirigenti sindacali, e compito anche dell'impresa di cercare di, come dire, non soltanto valorizzare, ma incentivare e organizzare meglio e meglio le condizioni di salute e sicurezza, perché veramente ne abbiamo bisogno. Ecco, io condivido molto ciò che è stato detto, ma io direi che bisogna, per essere più concrete, e da questi progetti europei bisogna uscire con una proposta che sia concreta. La proposta che sia concreta non può essere fatta senza un'analisi ben concreta e programmatica come quella che è stata fatta oggi, ma direi che sono strumenti che ci aiuteranno sicuramente a rafforzare e potenziare le capacità dei lavoratori, ma rafforzare e potenziare le capacità delle imprese. Grazie per la vostra partecipazione, è stata una partecipazione molto importante, ho imparato anch'io molto, come ho cercato di dare qualche suggerimento anche io. Grazie a voi. Grazie Sadi, grazie a Scusate, tutti. scusate, giusto una piccola richiesta. Se potete accendere le telecamere, chi può, perché chi è connesso ovviamente con telefoni o tablet magari è più difficile, in modo che possiamo fare una foto e inviarla praticamente ai nostri colleghi greci, che sono praticamente i capofila del progetto. Grazie, con l'occasione vi saluto a tutti e vi ringrazio per la partecipazione numerosa e attiva. Buona giornata.